grazie mille. Io sono molto lieto di salutarvi tutti così numerosi a nome della città di Lugano e del municipio della città di Lugano. Saluto però in particolare il Presidente del Consiglio di Stato, Emanuele Bertoli, saluto l'Assessore alla Regione, alla Cultura della Regione Lombardia e l'Assessore alla Cultura della città di Milano e saluto ovviamente il Presidente di Pro Edilizia e naturalmente a tutti voi, gentili signori e gentili signori. Io credo che l'iniziativa della Fondazione Pro Edilizia sia veramente ammirevole e apprezzabile. L'idea di lanciare un ponte culturale tra la Svizzera e la Lombardia, tra Zurigo e Milano, coinvolgendo in modo determinato e convinto il Cantone Ticino e la città di Lugano, è un segnale forte. È il segno di una considerazione e di un riconoscimento per noi molto importanti, poiché mostrano l'attenzione e la fiducia di Pro Helvetia per il ruolo che la nostra città, permettetemi di parlare della nostra città in questo momento, può giocare nel settore culturale. Una dimostrazione di fiducia tanto più tangibile perché osa e sa guardare oltre la contingenza dei tempi difficili. Difficili per la cultura, ma non solo, difficili proprio per la politica. Difficili a livello locale ma anche internazionale. In questo senso io credo che come Lugano possiamo essere tutto sommato abbastanza fieri e orgogliosi, perché in un momento in cui di fronte a delle situazioni di bilancio o finanziarie non facili, comunque delicate, dappertutto in Europa, nel mondo, in Svizzera e in Italia si tende a tagliare proprio sulla cultura, sbagliando, certamente avviene così. Ecco, la città di Lugano invece proprio in questo momento ha deciso di investire tantissimo nella cultura. Sapete che fra un anno esatto verrà inaugurato il nuovo centro culturale, il LAC, proprio a poche centinaia di metri di distanza da qua, che è un investimento in termini finanziari e di risorse anche mentali, creative, veramente molto molto importante. In questo siamo, ripeto, abbastanza orgogliosi e fieri, anche se ovviamente sappiamo che il percorso sarà ancora molto difficile, molto lungo, molto impegnativo, ma crediamo che sia un segnale importante di attenzione verso la cultura e di attenzione anche verso gli scambi culturali con la nostra regione, diciamo così, di riferimento, che lo sappiamo è la Lombardia ed è Milano. Quindi per Lugano questa fiducia di Pro Helvetia, questo segnale di fiducia implica un'assunzione di responsabilità, il riconoscimento di un compito, una presa di coscienza delle nostre potenzialità e la volontà di esserci. Io credo che questo sia importante. Lugano, come il Cantone Ticino, peraltro vogliono dunque esserci, ma non solo nell'immediato, nel breve e medio termine. Vogliamo essere presenti e partecipare alla costruzione di reti durature e sostenibili. Ogni iniziativa deve avere questo respiro e mirare a una durata del tempo. Il LAC deve avere questo respiro, così come le iniziative che ospiterà nei suoi tre settori di riferimento, arte, musica e teatro. L'obiettivo e lo spirito di Pro Helvetia sono quindi per noi pienamente condivisibili. Quello che facciamo e quello che riusciremo a fare non è inteso, per quanto ci riguarda, a esclusivo beneficio della città e della sua regione di riferimento. Importante certo, ma probabilmente sarebbe un po' limitativo. Lo sguardo e la forza delle proposte devono avere un valore aggiunto per tutto il cantone, per la Svizzera e per un bacino di riferimento che non può fermarsi alla frontiera di Chiasso. Certo, il Ticino non ha la lunga tradizione culturale di città come Basilea e Zurigo, se stiamo in Svizzera, nate anche sulla forza economico-finanziaria dei grandi industriali dell'Ottocento e sfociate in collezioni e donazioni ai musei di opere di valore inestimabile. Ma non ce ne facciamo un cruccio. Anche noi abbiamo a Lugano, ma non soltanto, dei collezionisti illuminati, abbiamo una rete di gallerie d'arte che si sta ampliando e consolidando, tramite le quali siamo presenti nelle fiere d'arte antica e contemporanea più prestigiose. Insomma, siamo in cammino e credo che questo sia importante, avere una dinamica, creare una dinamica e col tempo ci piacerebbe diventare un piccolo faro per la cultura a sud delle Alpi che mandi un segnale però in tutte le direzioni, a nord e a sud, e possa facilitare gli scambi, l'approdo, ma anche la partenza. Un luogo di vita culturale e non solo, aperto e attento, con la funzione di interconnessione o di interconnettere meglio le eccellenze della cultura svizzera con il meglio della nostra piccola realtà e di quella grandissima che abbiamo alle porte. Io credo che questa iniziativa sia veramente un segnale importante e mi auguro, ma sono assolutamente certo, che per quanto riguarda il nostro territorio, il Cantone Ticino e la città di Lugano, sappiano cogliere tutti gli stimoli, i fermenti, le possibilità e le potenzialità che questa iniziativa può dare. Grazie mille
di averla pensata, grazie mille di aver deciso di venire a Lugano a presentarla, grazie mille a tutti voi della vostra presenza e tanto a voi per una vita fatta anche di scambi oltre confini di una frontiera che spesso è stata aperta, qualche volta è stata chiusa, ma quando è stata aperta ha permesso di scambiare, oltre che personalità, ha permesso di scambiare idee, visioni, sogni, e io mi auguro che possa continuare a essere così anche in futuro. Grazie mille.